Nuovo appuntamento con l'intervista, bentrovati, do subito il benvenuto al nostro ospite, l'onorevole Salvo Pogliese, eurodeputato, bentrovato. Buonasera e grazie per il gradito invito. Parliamo di politica, analizzando prima l'attuale situazione a livello regionale in vista dell'appuntamento del 5 novembre, ma parleremo anche dell'attività al Parlamento europeo svolta dall'onorevole Pogliese. Onorevole, si era fatto il suo nome per la candidatura a Presidente della Regione per quanto riguarda il centrodestra. Lei è un uomo di primo piano, di Forza Italia, se non altro per le preferenze ottenute nelle ultime consultazioni. Lei ha declinato l'invito, fatto sta che ancora il nome non è venuto fuori, si punta su Nello Musumeci, ma ancora non c'è la chiusura. Ma ancora non si è definita la scelta in maniera assolutamente organica, ci stiamo confrontando, come è giusto che ci sia un confronto all'interno di una compagine ampia, articolata, quale il centrodestra, all'interno della quale vi sono diverse anime, ma sono assolutamente convinto e certo che alla fine si troverà la sintesi, il nome che riuscirà più ad aggregare sarà il candidato unico del centrodestra. Dobbiamo superare alcune incomprensioni, alcuni errori del passato, dobbiamo individuare chi avrà capacità maggiore di radicamento territoriale, di sintesi all'interno del centrodestra, e sono convinto che dopo l'esperienza disastrosa, disarmante, devastante di Rosario Crocetta, il centrodestra saprà presentarsi unito e compatto e saprà vincere le elezioni regionali del 5 novembre. Il suo è stato uno dei primi nomi fatti, perché ha rifiutato questo invito? Io sono stato onorato dell'indicazione che è giunta in maniera trasversale da più aree all'interno, non soltanto del mio partito, ma all'interno del centrodestra. Ho fatto alcune valutazioni di carattere personale e politico, alla fine ho deciso di immaginare un percorso in altri contesti, ma ovviamente sarò in prima linea a dare il mio contributo per il mio partito, per il centrodestra e soprattutto per la mia terra. All'interno del centrodestra c'era chi spingeva per le primarie, c'era anche una data, ma poi le primarie non si sono svolte. Io ero fra questi, io sono stato sempre un convinto assertore del sistema di democrazia diretta, delle primarie, per poter scegliere il candidato a sindaco, a presidente della provincia nel passato, a presidente della regione. Le ho organizzate, non soltanto mi sono schierato a favore di questo sistema elettorale, quando nel 2000 da segretario provinciale giovanile del mio partito ho organizzato le elezioni primarie per scegliere il candidato sindaco del centrodestra fra le avversioni anche dei dirigenti del mio partito. Sono passati 17 anni, non ho certamente cambiato idea, non mi sono convertito successivamente a questo sistema di selezione della classe dirigente, ero un convinto assertore anche in questo contesto, ma si è fatta una scelta diversa, ne prendo atto, sarebbe stato comunque opportuno, è giusto dirlo e rimarcarlo, che l'eventuale stop alle primarie fosse giunto con qualche mese in anticipo rispetto all'ultimo giorno utile per presentare le firme, era il 27 marzo, data stabilita dal comitato che venne costituito a livello regionale per scrivere le regole delle primarie, ma comunque qualche errore è stato certamente fatto, ne prendo atto, ma ovviamente dobbiamo trovare la sintesi a prescindere da questo sistema di selezione della classe dirigente. Se ci fossero state le primarie, probabilmente io mi sarei candidato, perché io credo comunque che alcune scelte è importante che vengano condivise e apprezzate al corpo elettorale, non soltanto dalle segreterie dei partiti. C'è il rischio che si incorra nell'errore fatto 5 anni fa, cioè avere un centrodestra diviso e quindi spalancare le porte magari ad una vittoria che non è quella voluta dalla gente, perché se analizziamo il voto di 5 anni fa, Crocetta è stato eletto da una minoranza in Sicilia. Assolutamente sì, io non credo che si possa ripetere lo stesso errore madornale del 28 ottobre del 2012. Il centrodestra si spaccò, abbiamo consegnato la Sicilia al peggiore governatore che la Sicilia abbia mai espresso. È stato un errore madornale, addebitabile esclusivamente al centrodestra. Gli errori si commettono una volta soltanto, quindi io sono convinto che ciò che è accaduto nel 2012 non accadrà nel 2017, anche perché, ribadisco, i siciliani hanno apprezzato, fra virgolette, questa esperienza devastante, e quindi sono assolutamente convinto che ci sia l'assoluta necessità di svoltare, come direbbero a Roma, di voltare pagina, e io sono assolutamente certo che il centrodestra abbia al proprio interno delle energie in grado di poter determinare questa svolta politica amministrativa,
e sono convinto che alla fine si troverà la sintesi. In questi anni è cresciuto però il Movimento 5 Stelle, presente già nel 2012. Temete che i grillini possano spuntarla stavolta in Sicilia? Ma io credo di no, ovviamente non dobbiamo sottovalutare nessuno. Il Movimento 5 Stelle è un avversario temibile, ma quello che è accaduto durante le ultime elezioni amministrative in Sicilia e in tutta Italia è evidente a tutti. Il Movimento 5 Stelle ha conosciuto una grave batosta elettorale. E questo perché è accaduto? Perché i cittadini siciliani o gli italiani nel suo complesso hanno capito che è facile protestare e certamente un po' più difficile governare laddove i cittadini hanno individuato un esponente del Movimento 5 Stelle a guidare il proprio comune, puntualmente se ne sono pentiti, basti pensare a quello che è accaduto a Gela, quello che è accaduto a Bagheria, a Ragusa, ad Alcamo, basti pensare a quello che è accaduto a Roma e a Torino. Il bilancio consuntivo del Movimento 5 Stelle a livello amministrativo è assolutamente negativo, gli italiani se ne sono resi conto e quindi sono assolutamente convinto che il motivo della batosta elettorale delle ultime elezioni amministrative per il Movimento 5 Stelle è da addebitare esclusivamente al fallimento delle esperienze amministrative governate dal Movimento 5 Stelle. Quindi la Sicilia ha assoluta necessità di voltare pagina, ma per guidare la regione siciliana occorre non soltanto l'entusiasmo, la passione, anche l'integrità morale, che comunque lì riconosco il Movimento 5 Stelle, ma assoluta necessità anche di persone di esperienza che sappiano guidare la regione siciliana, cosa che non è certamente semplice. Poi ovviamente seguite anche quanto accade in casa altrui nel centro-sinistra, pensa che Crocetta si ricandiderà alla fine? Me lo auguro, ho visto proprio in questi giorni Catania e la sua provincia tempestata da poster 6x3 con il faccione sorridente di Rosario Crocetta. Dal suo punto di vista è assolutamente legittimo che si ricandidi, devono essere i siciliani a esprimere una valutazione sul suo governo, me lo auguro ovviamente anche da esponente politico, sono assolutamente incuriosito nel percepire quello che farà il Partito Democratico e anche gli altri alleati del Partito Democratico che in questi ultimi giorni sputano fango nei confronti di Crocetta, ma sono tuttora al governo di Rosario Crocetta e quindi è opportuno che spieghino ai siciliani quello che hanno fatto 5 anni fa e che spieghino perché sono ancora al governo insieme a Rosario Crocetta. Quindi Crocetta legittimamente ripropone la sua candidatura, saranno i siciliani a esprimere una valutazione sul bilancio consuntivo che Crocetta e il suo governo presentano ai siciliani, il PD vorrei capire cosa andrà a fare. Le elezioni in Sicilia apriranno un periodo abbastanza ampio di elezioni nazionali e amministrative, si voterà nel 2018 anche a Catania, l'isola, la nostra isola rappresenterà ancora un laboratorio politico? Assolutamente sì. La Sicilia è sempre stato un laboratorio politico e talvolta ha svolto una funzione innovativa nel sistema politico italiano, dai sistemi elettorali che ha introdotto la Sicilia potestà legislativa esclusiva sul sistema elettorale, la legge 7 del 92 che ha introdotto per la prima volta l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti della provincia, è stata una legge regionale siciliana che poi è stata copiata dal Parlamento nazionale. E io sono orgoglioso nel dire che quella legge fu voluta, presentata dal Movimento Sociale Italiano, partito nel quale io mi sono formato, nel quale sono stato sempre militante e dirigente e che ho conosciuto successivamente l'evoluzione del partito in cui mi sono formato politicamente e culturalmente. MSI che si è trasformato in AN, il PDL oggi in Forza Italia. Non ho mai cambiato partito, la coerenza è un valore che credo rappresenti una discriminante in un contesto politico in cui ormai vi è quasi un optional. Ebbene, quella legge fu voluta da un partito di opposizione. Allora, io credo che il bilancio consuntivo di quella legge, a distanza di 25 anni dalla sua introduzione per l'elezione diretta dei sindaci, del Presidente della provincia e successivamente del Presidente della regione, sia assolutamente positivo. Si è data governabilità e stabilità alle amministrazioni locali. In passato i sindaci guidavano le proprie città eletti all'interno del Consiglio Comunale 6 mesi, 8 mesi, un anno, non potevano programmare, dovevano gestire l'ordinaria amministrazione. Grazie a quella legge si è individuato un percorso di stabilità
amministrativa, e quindi credo che comunque, al di là di chi poi ha guidato le sorti dei vari comuni siciliani e successivamente italiani, sia stato un passaggio assolutamente rivoluzionario, molto molto importante. Parlando di amministrative, a Catania, come dicevamo, si voterà nel 2018. Lei iniziò la sua attività politica da consigliere comunale dopo aver militato ovviamente nel fronte della gioventù e quindi essere impegnato all'università. Si ipotizza un suo ritorno a Catania, magari come candidato sindaco? È un'ipotesi, anche in questo caso non esternata dal sottoscritto. Faremo le opportune valutazioni, ma dal 6 novembre in poi. Innanzitutto la madre di tutte le battaglie è rappresentata dalle elezioni regionali del 5 novembre, successivamente a quella data faremo le opportune valutazioni, è un'ipotesi assolutamente credibile. Parliamo adesso della sua attività di europarlamentare, ma con riferimento ovviamente alla Sicilia. Tra le principali accuse al governo Crosetta c'è quella di non aver speso tutte le risorse comunitarie, come stanno le cose? Il bilancio consuntivo anche su questo tema è assolutamente devastante, assolutamente negativo. Nella vecchia programmazione, contrariamente a quello che dice Crocetta, dati alla mano, la Sicilia ha perso 1 miliardo di euro fra fondi europei, fra fondi PAC, che erano in realtà dei fondi nazionali che dovevano coprire alcuni mancati interventi con fondi europei. La Sicilia ha perso 1 miliardo di euro e ciò rappresenta un'offesa ai siciliani, anche perché io vorrei fare una brevissima analisi statistica, ovvero il PIL come valore nominale annuale in Sicilia varia annualmente all'interno di una forbice che varia dai 70 ai 73 miliardi di euro. Perdere 1 miliardo di euro rappresenta l'1,5% del PIL, ovvero se altre regioni italiane avessero perso queste risorse, penso al Veneto, penso alla Lombardia, sarebbe stato un fatto assolutamente grave, perché vuol dire restituire all'Europa risorse che spettano all'Italia. L'Europa poi puntualmente destina queste risorse ad altre nazioni europee e quindi è davvero una beffa per il sistema italiano nel suo complesso, ma in Lombardia o in Veneto, con il valore della ricchezza reale di quelle regioni, sarebbe stato un fatto assolutamente marginale. Perdere 1 miliardo di euro all'interno di un contesto di ricchezza regionale di 70 o di 73 miliardi di euro rappresenta perdere l'1,5% del PIL. È un fatto di estrema gravità. Nella nuova programmazione 2014-2020 sta accadendo la stessa cosa. Noi ci ritroviamo a distanza di 3 anni e 7 mesi dall'avvio della programmazione 2014-2020, che, ricordo a me stesso, ricordo a tutti i telespettatori, comporta per la Sicilia uno stanziamento complessivo di 8,5 miliardi di euro. Ad oggi abbiamo certificato 3 milioni di euro di fondi europei utilizzati. Siamo la Cenerentola non soltanto in Italia ma in Europa. È davvero imbarazzante ciò che è accaduto, e questo è accaduto per l'incapacità politica amministrativa di Crocetta, per l'instabilità politica amministrativa che ha determinato. Penso ai 43 assessori regionali che si sono alternati alla guida dei vari assessorati. Ciò ha determinato la paralisi della macchina burocratica amministrativa della regione, perché, come è fisiologico che accada, qualsiasi assessore, anche il più bravo, il più competente, ha l'assoluta necessità di un periodo fisiologico di rodaggio di 6-7 mesi per capire i meccanismi anche che l'Europa impone nell'utilizzo delle risorse europee. Dopo 6 mesi veniva puntualmente cambiato, talvolta gli assessori duravano un mese, come è accaduto per il famoso consigliere comunale Giarratana di un comune in provincia di Siracusa, nominato esclusivamente per portare 70 o 80 preferenze a favore del candidato di Crocetta contro un altro candidato del PD, o come è accaduto per Battiato, per Zichichi, per scienziati, certamente dal punto di vista scientifico o dal punto di vista artistico, ma dal punto di vista politico ovviamente salto a pie pari su quello che è stato il bilancio consuntivo che dopo 4 mesi hanno potuto portare all'attenzione dei siciliani. Quindi è stata un'esperienza assolutamente devastante. Questa instabilità politica ha determinato la paralisi della macchina della regione e quindi la pubblicazione con ritardi enormi dei bandi e poi l'accelerazione che puntualmente si è registrata negli ultimi 2 anni, dove abbiamo recuperato alcune risorse che altrimenti avremmo perso, ma sono state impiegate in maniera assolutamente non qualificante. Noi dobbiamo puntare invece anche sulla qualità della spesa, non soltanto sulla qualità della spesa, sulla quantità. Dobbiamo soprattutto puntare
anche sul miglioramento del gap infrastrutturale che ad oggi è oggettivamente presente in Sicilia. Penso alla rete viaria, è paradossale che la Siracusa-Gela sia ferma a Rosolini. Fra le altre cose, l'Europa ha cambiato priorità, non dà più priorità al cemento, poiché ovviamente in tutta Europa la rete stradale è assolutamente completata, solo in Sicilia ancora non accade che vi è il collegamento capillare di tutte e 9 le province siciliane. La Siracusa-Gela si deve completare al nord-sud, che dovrebbe collegare il Tirreno con il canale di Sicilia, ovviamente è assolutamente ancora nella mente di qualche progettista. L'Agrigento-Palermo deve essere ancora completata, la Caltanissetta-Agrigento anche, quindi siamo in presenza di un gap infrastrutturale enorme. Noi avremmo dovuto utilizzare le risorse europee soprattutto su queste tematiche, oltre ovviamente ad altre tematiche e ad altri settori per rilanciare l'economia asfittica della Sicilia. Ciò non si è verificato per colpa di Rosario Crocetta, della sua giunta e anche della classe burocratica amministrativa della regione siciliana. Lei fa parte delle commissioni TRAN, che si occupa di turismo e trasporti, ma anche della commissione LIBE, che tra le competenze è anche il tema dell'immigrazione, un fenomeno che interessa ancora la Sicilia. Cosa ha fatto l'Europa per venire incontro alle esigenze delle regioni che sono in prima linea nel fronteggiare questo triste fenomeno? Ma inizialmente in Europa si è assistito ad un assordante silenzio. Noi abbiamo cercato di gridare la rabbia, l'indignazione dei siciliani, degli italiani su questo tema, poiché l'Europa ha lasciato sola la Sicilia, l'Italia, parzialmente la Grecia inizialmente nell'affrontare un fenomeno migratorio che non è e non era soltanto siciliano, italiano o greco, ma che è europeo. Iddio ci ha dato il geocentrismo nel Mediterraneo, ci ha dato una posizione geografica eccezionale, ma che in questo momento sta determinando un flusso di migrazione senza precedenti nel nostro continente, ma soprattutto nella nostra regione. Inizialmente l'Europa è stata assolutamente silente, successivamente si è parzialmente risvegliata. La Commissione europea, ovvero il governo dell'Europa, ha avviato alcuni percorsi importanti sollecitati dal Parlamento, con particolare determinazione da parte dei deputati siciliani e dei deputati italiani. Mi riferisco per esempio al piano dei ricollocamenti, che avrebbe dovuto registrare 160.000 richiedenti asilo attualmente ospitati in Italia e in Grecia, ricollocati nelle altre 26 nazioni europee. A distanza di un anno e 10 mesi dall'avvio di quel percorso, sono soltanto il 14% i richiedenti asilo che sono stati ricollocati nelle altre nazioni europee, per concretizzare un percorso solidaristico che è inserito nei trattati europei. Ecco perché quel percorso era certamente importante, qualificante, ma è stato puntualmente disatteso dagli Stati membri, dall'egoismo degli Stati membri. Noi abbiamo cercato di far capire l'eresia di ciò che è accaduto, abbiamo chiesto la proroga del piano dei ricollocamenti che scadrà il 26 settembre 2017, abbiamo fatto approvare una risoluzione all'interno del Parlamento europeo a stragrande maggioranza. Mi auguro che la Commissione europea, ovvero il governo dell'Europa, sia conseguenziale, ma al di là di questo bisogna agire a monte non a valle, bisogna modificare il regolamento Dublino 3 che è attualmente in commissione LIBE, che rappresenta la vera anomalia del sistema europeo dell'accoglienza, poiché attribuisce esclusivamente allo Stato di primo approdo, ovvero l'Italia o la Grecia, il compito di accogliere i richiedenti asilo fino al completamento dell'iter per l'istanza di tutela internazionale di asilo politico. E bisogna soprattutto evitare gli sbarchi, bisogna agire a monte non a valle, aiutando le nazioni africane a superare una gravissima crisi economica per creare in quelle terre le condizioni per una vita decisamente migliore. In Italia, fra le altre cose, vi è un flusso migratorio completamente diverso rispetto a quello che si è registrato in Grecia, dove erano per il 90% siriani e quindi erano rifugiati a tutti gli effetti, erano poveri siriani che scappavano dalle guerre e dalle discriminazioni.
In Sicilia, in Italia, invece vi è un flusso completamente diverso. Il 95% di chi sbarca in Italia è un migrante economico, è un clandestino. Il 5% è un rifugiato, mi riferisco agli eritrei e a pochissimi siriani. Ecco perché bisogna smetterla con l'ipocrisia dell'accogliere tutti. Non siamo in condizione di accogliere tutti, non lo possiamo fare all'interno di un contesto politico, sociale, drammatico per il nostro paese. In Sicilia vi è un tasso di disoccupazione del 22%, un tasso di disoccupazione giovanile del 60%, non siamo in condizione di accogliere tutti, dobbiamo accogliere con grande dignità coloro i quali scappano dalle guerre, ovvero i rifugiati, dobbiamo respingere, dopo ovviamente aver impedito che muoiono in mare, coloro i quali non hanno diritto all'asilo politico, ma anche qui vi è un'altra anomalia del sistema italiano, poiché ad oggi vi è un iter lunghissimo. Il migrante che sbarca in Sicilia richiede puntualmente l'asilo politico, anche se non ne ha diritto, si esprime la commissione territoriale prefettizia, la media fino a qualche mese fa era di 7,3 mesi per l'espletamento, oggi è stata un po' ridotta, ne prendiamo atto, dopodiché col diniego che puntualmente accade fa ricorso in primo grado, ricorso in secondo grado, ricorso in Cassazione, passano 3 anni laddove il migrante economico, ovvero clandestino, si vedrà riconosciuto il diniego per l'asilo politico poiché non ha diritto. Dopodiché, se il migrante economico appartiene a 4 nazioni con cui l'Italia ha siglato un accordo bilaterale, allora è possibile respingerlo in maniera coattiva alla frontiera, accompagnato da forze di polizia italiane. Se non appartiene a queste 4 nazioni, il questore presenta un foglio di carta, un foglio di via con cui invita il migrante ad abbandonare il territorio dello Stato entro 10 giorni. Immaginate che fine farà quel foglio di carta. Quindi per 3 anni il migrante economico, ovvero clandestino, sta in Italia a spese dei contribuenti italiani e siciliani senza averne diritto. Dopo 3 anni andrà in giro per l'Italia o per l'Europa da clandestino effettivo, con quello che ne comporta. Quindi il sistema è assolutamente anomalo, dobbiamo agire a monte, non a valle, aiutando attraverso un piano straordinario di aiuti per l'Africa, gli stati africani per rilanciare la loro economia, ma ovviamente non possiamo permettere che si registri questa invasione esclusivamente sul territorio della nostra nazione. Ormai con l'accordo UE-Turchia con 6 miliardi di euro che giustamente l'Europa ha destinato alla Turchia per bloccare il flusso dei Balcani, e puntualmente ciò è avvenuto, tutto il flusso si è dirottato verso la tratta del Mediterraneo. Noi in questo momento in Italia ospitiamo il 90% di chi sbarca in Europa, e ciò è assolutamente impensabile. L'Italia in questo momento, al netto dei pochi contributi europei che riceve per l'accoglienza, spende nel 2016 3,6 miliardi di euro con risorse proprie, con risorse dei cittadini italiani. Nel 2017 la previsione è di 4,2 miliardi di euro al netto, ribadisco, dei pochi contributi che l'Unione Europea dà. Quindi credo che non siamo più in condizione di poter determinare ciò che puntualmente è accaduto. Sono assolutamente contento che molti esponenti anche del governo hanno capito ciò che noi diciamo da qualche anno, ma qualcuno diceva: quando le tue idee albergano nel verbo dei tuoi avversari hai vinto la battaglia culturale e politica. Ciò è accaduto, ne prendiamo atto. Minniti, ministro del PD, puntualmente criticato a sinistra, ha parzialmente modificato il sistema di cui parlavo prima, ha eliminato il ricorso di secondo grado, eliminando circa 7-8 mesi nell'iter allucinante che si registra per l'espletamento delle pratiche tutela internazionale. Si sta cercando di fare qualcosa in tal senso lungo il percorso da noi invocato, ma è davvero paradossale registrare quello che è accaduto per esempio qualche giorno fa, laddove Macron, l'europeista Macron, che puntualmente non applica il principio solidaristico, mi riferisco al blocco della frontiera a Ventimiglia, si è fatto interprete e ha trovato una parziale soluzione geopolitica in Libia. Doveva essere l'Italia, per ovvie ragioni, a intestarsi questa battaglia. Prendiamo atto che il governo di sinistra, Gentiloni, non è in condizione di svolgere una funzione in politica estera, non riesce a farlo neanche la Mogherini, che è il ministro degli esteri dell'Europa,
Ovviamente quello che è accaduto qualche giorno fa rappresenta uno schiaffo alla dignità italiana senza precedenti. È un percorso importante perché la stabilizzazione politica della Libia è di fondamentale importanza anche per il controllo di quella frontiera e quindi per l'Italia, ma doveva essere l'Italia a intestarsi questa battaglia. Siamo davvero imbarazzanti in politica estera e ahimè la responsabilità è puntualmente del governo di centrosinistra. Quando Berlusconi era premier, quando siglò quel tanto vituperato accordo con Gheddafi, noi abbiamo registrato una riduzione degli sbarchi del 90%, del 90%. La strada è quella, accordi commerciali o accordi generali, dove il Daoud Des, che senza gridare allo scandalo è presente in tutti gli accordi, prevedeva il controllo delle frontiere, il blocco delle partenze. Quello che è accaduto con la Turchia, e quello che è accaduto con la Libia qualche anno fa doveva essere la stessa impostazione a governare le scelte di politica estera dell'Europa, ma la Mogherini pensa soltanto a siglare gli accordi commerciali con il suo amico premier tunisino per importare in Europa 70.000 tonnellate esendazzi di olio d'oliva, massacrando l'economia della nostra nazione, della sua nazione. Questo è davvero paradossale, che testimonia anche l'eresia di un percorso che l'Italia si intesta in Europa, che non è mai accaduto, che l'unico ministro che ha ogni nazione, poiché all'interno della Commissione europea, all'interno del governo dell'Europa, è opportuno che i cittadini sappiano, vi sono 28 ministri, uno in rappresentanza di ogni nazione europea. Il nostro unico ministro è la Mogherini, che è ministro degli esteri, non è ministro dell'agricoltura, come l'irlandese Hogan. Ebbene, la Mogherini ha avuto il coraggio di intestarsi una battaglia nel campo agricolo, invadendo il campo del suo compagno di banco Hogan, per siglare un accordo commerciale che massacra soltanto l'Italia. Noi abbiamo registrato, ribadisco, una importazione in Europa di 70.000 tonnellate esendazzi che si aggiungevano a 56.700 già sancite da un precedente accordo, grazie alla Mogherini del Partito Democratico. E questo perché è accaduto? Perché per il PD è molto più importante indossare la maglia della Internazionale Socialista, a cui ovviamente si iscrive anche il premier tunisino. Per noi di centrodestra è molto più importante la tutela dell'interesse nazionale, quindi indossare la maglietta della nazionale al di là delle appartenenze. Anche in questo caso è opportuno che gli italiani riflettano su quello che è accaduto. Onorevole Pugliese, perché i cittadini sentono l'Europa distante? Cosa si potrebbe fare per avvicinare la gente magari alle azioni, agli interventi dell'Unione Europea? Ma quello che lei dice è un dato assolutamente oggettivo. L'Europa ha grandi responsabilità in tal senso. Quello che è accaduto sul tema dell'immigrazione non fa altro che alimentare questo senso di disaffezione nei confronti dell'Europa, che viene vista come matrigna, non certamente come madre responsabile dei suoi figli, delle 29 nazioni che la compongono ad oggi, fra qualche anno 27 con la Brexit. Però noi dobbiamo avere anche la consapevolezza che non esistono strade alternative all'Europa. Dobbiamo rettificare un percorso, ma non possiamo immaginare l'uscita dall'Europa, che rappresenterebbe una eresia per l'Italia. Gli inglesi si stanno già pentendo di quello che hanno fatto l'anno scorso e quindi dobbiamo essere assolutamente conseguenziali, però dobbiamo essere anche bravi a utilizzare per esempio le risorse europee. Su quel tema l'Europa stanzia le risorse, impone delle regole come è giusto che sia. Siamo stati noi siciliani e anche noi italiani a non utilizzare come sarebbe opportuno utilizzare queste ingenti risorse. Quindi dobbiamo fare anche un po' di mea culpa. La responsabilità è trasversale della classe politica, della classe burocratica e anche parzialmente della classe imprenditoriale. Se è vero come è vero che l'Italia ha conquistato la non qualificante medaglia d'argento sul terreno delle frodi, l'Olaf ha certificato che sul tema dei fondi europei la medaglia d'oro ce l'ha la Romania. Noi l'avevamo qualche anno fa, come la Pellegrini che ha conquistato questo spettacolare oro. Ebbene, in questo caso ovviamente non è una medaglia assolutamente edificante e qualificante. Ebbene, avevamo la medaglia d'oro fino a qualche anno fa, oggi grazie a Dio la Romania ci ha strappato quest'oro, abbiamo la medaglia d'argento e la Sicilia ha la medaglia d'oro in Italia fra le regioni che registrano
maggiori frodi. Questo accade però al di là delle responsabilità anche di alcuni imprenditori, anche per la fretta con cui si pubblicano i bandi all'ultimo tuffo, come si dice in gergo tecnico, cercando di non perdere le risorse europee, con degli errori oggettivi, con l'impossibilità di rispettare i criteri rigidi che l'Europa impone. Quindi io credo che una programmazione graduale attraverso un'immissione graduale delle risorse, 8,5 miliardi di euro, vuol dire che se Crocetta fosse stato un illuminato governatore, noi avremmo dovuto registrare l'immissione di 1,2 miliardi ogni anno dal 2014. Siamo nel luglio, se non quasi nell'agosto del 2017, ancora siamo in presenza di 3 milioni di euro, quindi lascio ogni commento. Siamo in conclusione, lei è tornato al governo Crocetta, concludiamo parlando sempre della nostra isola, non salva niente di questo governo? Ma io credo che il bilancio sia assolutamente negativo, non lo dice l'onorevole Pugliese di Forza Italia, lo dice il Sole 24 Ore, che annualmente pubblica una statistica sull'indice di gradimento dei governatori italiani. È opportuno che si sappia che Crocetta ha conquistato la medaglia d'oro in senso opposto, ovvero ultimo posto in Italia come indice di gradimento, è il più scarso governatore in Italia, ma cosa che non è stata evidenziata, come era opportuno evidenziare, ha conquistato la percentuale più bassa nella storia da quando, da oltre 20 anni, viene pubblicata questa statistica. È il peggiore governatore, non soltanto che la Sicilia abbiamo espresso, che l'Italia abbiamo espresso, il bilancio consuntivo è assolutamente negativo su tutti i terreni, e quindi io credo che c'è pochissimo da salvare e c'è l'assoluta necessità di svoltare, come direbbero a Roma. Una battuta sul ritorno delle province? Ma io credo che sia un percorso assolutamente giusto. Il commissariamento di questi anni ha determinato la paralisi della provincia regionale di Catania, di Siracusa, di tutte le province. Le province non sono state cancellate, non potevano essere cancellate. I dipendenti della provincia continuano giustamente a essere tali, a essere pagati. L'unica rivoluzione di Crocetta ha determinato la sostituzione della governance, cioè non più i consiglieri eletti o il presidente della provincia eletto, ma dei commissari che non conoscevano il territorio, che non conoscevano le problematiche del territorio, che hanno fatto i burocrati e puntualmente hanno determinato la paralisi di un ente intermedio che svolge una funzione importante nel campo della viabilità secondaria, nel campo della pubblica istruzione secondaria, nel campo dell'assistenza ai disabili. E quindi credo che il bilancio consuntivo su quello che è accaduto sul tema delle province è assolutamente negativo. Vi è l'assoluta necessità di contenere i costi, di ridurre i costi della politica, e questo è quello che è stato fatto in commissione prima all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, ma credo che l'elezione diretta, il ripristino di presidenti della provincia eletti dal popolo, di consiglieri provinciali che conoscono il territorio, rappresenti la migliore soluzione. Grazie onorevole Pugliese, termina qui questa puntata dell'intervista, grazie a chi ci ha seguito, appuntamento alla prossima settimana.